ce le descrive la staffetta Maria Santiloni Cavatassi, figlia di una famiglia di mezzadri marchigiani. Eravate contadini a Mezzadria. A Mezzadria. Cosa vuol dire? Mezzadria vuol dire che te vai a... ti hanno, fai un contratto di mezzadria col padrone della terra, la devi coltivare, devi investire, devi fare tutte le robe che faticacci da accidenti, poi il padrone arriva e si piava la metà di tutto. Nella vostra famiglia 8 erano donne. Sì. In mezzadria le donne cosa contavano? Niente, 0,60. Un uomo contava 100 come unità attiva sulla mezzadria, la donna era 0,60. Quindi, mi scusi il termine, era una fregatura avere tante donne. Non trovavi manco chi ti dava il terreno, non te lo davano. Noi che trovassi tu terreno, non so mio padre e mia madre quanto hanno cercato. Quel periodo della guerra, su 8 fratelli, avevate 3 paia di scarpe. Sì, per maschio una scarpetta da maschio, per tutte le 7 femmine, 2. 2 paia di scarpe? 2 paia, una per quelle più grandi e una per quelle un po' più piccole. E facevate a turno? Facevamo a turno. Allora ci infilevamo gli stracci sulla punta per quelli che se non ti scappava via dal piede, no? Quelli più grandi. In cosa consistevano le sue missioni notturne nel bosco, dalla cascina? Noi ci avevamo, dovete portare, non so, un pendolone di minestra, del pane, quando riuscivamo a raccimolarlo nei dintorni, e lo portavamo in un certo punto e lo lasciavamo lì. Poi dopo andavamo a riprendere la pendola dopo 2-3 giorni, perché non potevi da tanto all'occhio, perché eravamo sotto controllo. E c'era tanti manifesti che chi aiutava, collaborava con i partigiani o salvava gli inglesi, gli americani, i soldati scappati dai campi di concentramento, saranno fucilati. Lei lo sapeva questo? C'era scritto su tutti i muri del paese. Mi parla di John e Albert, chi erano? Questi qui erano 2 prigionieri fuggiti dal campo di concentramento di Servigliano. Erano ricercati dai fascisti, dai tedeschi, e dove li incontravano li fucilavano. E voi cosa avete fatto? E allora li avevamo nascosti, li ospitavamo nella capanna. Ma quando ho cominciato dopo i tedeschi, i fascisti a passare, a fare i rastrellamenti facevano, che si era spassata così, che nel circondario c'era tanti questi prigionieri, li andava cercando da tutte le parti. E allora mio padre è andato nel bosco, in un boschetto, ha scavato una grotta, ci ha messo davanti le fascine, le frasche, insomma queste robe così, e l'avevamo portati dentro lì. Da voi? La liberazione a comunanza nelle Marche è arrivata il 21 giugno del 1944. Sì. Quel giorno è stata lei a comunicare la buona notizia ai prigionieri. Sì, erano tutti chiusi dentro la grotta perché non potevano uscire, non c'era la ritirata. E mi sono messa a chiamare, questo giorno, uscite fuori che siete liberi, finita la guerra. E allora venuti fuori. Mi hanno portato da lassù fino a casa in braccio. È stata la sua festa della liberazione? La mia festa della liberazione. La sua famiglia di mezzadri poveri, dopo la guerra, ha deciso di iscriversi al Partito Comunista? Sì, dopo tramite il sarto, che era uno proprio che sapeva il fatto suo, insomma, no? Però ho fatto la tessera familiare perché non avevamo i soldi per fare tante tessere. Come l'avete pagata? E col grano. Cioè? Quando abbiamo trebbiato, abbiamo venduto un po' di grano, un sacchetto di grano, ci siamo tolti dalla bocca perché non è che ce ne avevi. Per la tessera collettiva? Per pagare la tessera collettiva. Quindi possiamo dire che la sua esperienza di staffetta partigiana, perché quello poi ha fatto, l'ha spinta a fare della questione sociale, della questione contadina, l'impegno della sua vita? Totale, totale proprio, l'impegno totale. Mi sono messa a fare la sindacalista dei mezzadri,
il movimento delle donne, dei nudi e le lotte, state dure, eh? È andata fino in Calabria. Organizzavo le raccoglitrici d'olivo che lavoravano dalla mattina all'alba fino al tramonto per un tumulo d'olivo. Un tumulo era un cestino che era 4-5 kg d'oliva per una giornata di lavoro e una pagnotta di pane. E stavano nelle baracche con le famiglie, con i figlioli, che allora se ce n'era di più dei figlioli, no? Piccoli, da piccoli a grandi, tutti lì dentro queste baracche. E lei quando era laggiù in Calabria con le raccoglitrici di olive si ricordava di sé ragazzina con i partigiani o con i prigionieri? Ricordavo sì, e parlavo con loro, gli raccontavo che anche noi come mezzadri lassù facevamo la fame. Questione sociale e ansia di liberazione si intrecciano nel ricordo di chi di quei mesi ricorda anche la fame. Non esiste in giro nemmeno un cavallo che ha mangiato il carrube che ha mangiato Aurelio Legnani. Ho mangiato più carrube io che un cavallo. Erano di quei pannelli che erano meravigliosi. Non c'era niente da mangiare. Io mi ricordo di aver mangiato delle fave secche. Messe dentro l'acqua, messe la neve, a volare e mangiare così, senza sale, senza sale. Chi conosceva il sale, l'olio, il pepe, niente. Si mangiava l'erba. Poi i partigiani man mano venivano giù, di notte venivano in quel buco lì dove ero, io le facevo cuocere della pasta che mi avevano portato. Era andata male, adesso si guardano le scadenze. Poi avevo una stufetta, facevo un fumo. Adesso delle volte penso, c'è il prosciutto affumicato, c'è il pesce affumicato. Io facevo già la pasta affumicata, avevo solo dei fumi.